5-0 e pubblico dell'Adriatico che torna a festeggiare una vittoria in Serie A Team dopo 5 anni. Ha riaperto Zeemanlandia, il mondo fantastico dove in meno di 48 ore l'ultima in classifica può trasformarsi in una macchina da gol. Io non c'ho la bacchetta magica, ho detto. Abbiamo fatto 3 allenamenti insieme e abbiamo buttato la base. Io spero che si può lavorare su quello, ragazzi. Hanno risposto, hanno fatto tutto quello che potevano. È dal 1991 che Zdeněk Zeman affascina e divide l'Italia, da quando con il 4-3-3 ha trascinato in Serie A il Foggia dopo 14 stagioni. Per 3 anni i rossoneri sono stati attrazione per il pubblico e incubo per le rivali, sfruttando il tridente Roberto Rambaudi, Francesco Baiano, Giuseppe Signori, da perfetti sconosciuti alla nazionale. Il fascino di Zeman ha sedotto anche le grandi d'Italia. Con la Lazio, grazie all'aiuto dei soliti noti, arriva secondo nel 1995. Con la Roma è agente determinante nella deflagrazione di un giovane giallorosso, un certo Francesco Totti. Eppure nella capitale, così come nelle 8 squadre successive in 11 stagioni, solo in parte riesce a replicare il suo gioco. Fino al 2011, quando sbarca a Pescara e riavvolge il nastro per ritrovare la stessa magia di Foggia. Con gli abruzzesi arriva la promozione in A e a ringraziare il maestro sono Marco Verratti, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Di quel gruppo sono rimasti in pochi, tra loro Gianluca Caprari, che alla riapertura dei cancelli del parco di Zeman è tornato a vedere gigante la porta avversaria. La classifica dice che la salvezza rimane un obiettivo difficile, ma a Zeemanlandia tutto è possibile. Io spero che questa condizione in campionato ci stimola e di poterci credere e di fare più degli altri, quello sì.